C'è qualche osservazione, qualche osservazione, proprio solo osservazione, nessuna conclusione, nessuna affermazione perentoria di nessun genere. Gli stati che chiamiamo, convenzionalmente per schemi utilizzati da sempre, stati della mente o mente, sono vari a diversi livelli. Di chiarezza, di oscurità, consapevolezza o meno. Gli stati che chiamiamo stati del corpo sono vari, per cui il corpo può sparire. Quando stiamo bene, nessuno di noi sta a pensare. Osservazione fenomenologica, cioè stiamo alla cosa stessa, il corpo sparisce. Se sto bene, il corpo sparisce. Ricompare in vari modi, anche qui, può ricomparire in tantissime. Può ricomparire come corpo che mi imbarazza, può comparire come corpo che sento potente, oppure niente, come corpo oggetto, lo metto dietro una radiografia, è ancora un'altra roba. L'osservazione che mi viene da fare è questa, che sono modi diversi di, come dire, ordinare delle esperienze. Punto. E non solo La delle stessa cosa che esperienze. noi chiamiamo materia, anche questa, a ben guardare, potrebbe sparirmi sotto gli occhi. Perché quando parliamo di corpo, pensiamo a un corpo che è questo, che tocchiamo. Non solo Körper e Leib. Appunto quello che dicevo prima, corpo oggetto, oppure corpo che sento potente, oppure comparabile, eccetera. Corpo che ha una storia. Corpo che ha una storia. Corpo che potrebbe anche sparire, cioè tu dicevi, ma esiste la mente senza il corpo? Davvero provocatoriamente si potrebbe dire il contrario, esiste un corpo senza la mente? Chiedo perché, cioè, Ci mi viene da sono piani pensare che separati. nella fisica quantistica la materia non c'entra niente con quello che di solito nel quotidiano noi pensiamo come qualcosa di solido, di ben compatto, che per carità diventa qualcos'altro.